La rivoluzione delle arti sovietiche. Prima di tutto, buonasera a tutte e a tutti. Premetto che questa relazione non pretende certo di essere esauriente su di un argomento così vasto, sia per i limiti di tempo, sia per quelli ancora più ovvi del relatore. Vi presenterò una ricognizione a volo d'uccello sullo straordinario sviluppo delle arti nella Russia rivoluzionaria e della drammatica involuzione che seguì con lo stalinismo. In una trentina di minuti parleremo della poesia, letteratura, teatro e cinema di quegli anni. Un'epoca rivoluzionaria è quasi sempre capace di produrre arte rivoluzionaria, che si spegnerà progressivamente se seguirà un termidoro politico. Niente fu così vero come nella Russia del Novecento, ma tutto era iniziato già nel secolo prima, se vogliamo semplificare, con la storia esemplare di Pushkin, padre della poesia russa, che nel 1820 aderisce alla rivolta dei decabristi e muore, giovane, in un dissennato duello, molto simile a un suicidio. Fine che rappresenterà un nero polo attrattore delle vite di tanti poeti del Novecento. Ma è nella narrativa, in un libro straordinario del 1862, Il che fare di Czernyszewski, che sono contenute le tematiche e le speranze degli anni che verranno. È questo un testo improntato a un femminismo radicale, in una volontà di rivoluzionare non solo la politica, ma anche la vita quotidiana. Un libro che troverà i suoi spazi solo 100 anni dopo. Mi viene in mente soltanto un precedente così anticipatore, almeno nei tempi moderni, cioè il Wojciech del 1820 di Buchner, storia di un soldatino alienato e fatto a pezzi dalla società militare del tempo e che troverà anch'esso un suo appropriato spazio solo nelle scene di 100 anni dopo. Da ricordare quanto il testo di Czernyszewski fu importante per lo stesso Lenin, che intitolò Che fare il suo manifesto più programmatico. Così arriviamo al Novecento ed alle arti d'avanguardia russe. L'intelligenza russa guardava sempre al nuovo proveniente dall'Europa ed il nuovo, dopo la stagione simbolista che ebbe una grande influenza anche a Pietroburgo, si chiamava futurismo e cubismo. Molti artisti si riconobbero nella violenza antiretorica e modernista del primo e nelle forme innovative del secondo. Era nato il cubo futurismo russo. Pur ispirandosi alle analoghe esperienze europee, questa corrente aveva però dei profondi caratteri nazionali. Non mancavano i riferimenti alla storia e alla tradizione contadina populista del secolo precedente e l'uso di un linguaggio più alto e complesso di quello di città, macchine, velocità e mitragliatrici che costituivano i parafernalia del futurismo italico. Così non mancava un impegno politico non generico, sovente militante, che affondava nella tradizione della letteratura dell'Ottocento e che spesso garantiva agli artisti qualche soggiorno in Siberia. Gli intellettuali conoscevano Marinetti fin dalle sue prime riviste del 1905 e quando l'italiano, conosciuti i fervori futuristi di Mosca, decise di venire in visita pastorale nella capitale, fu accolto con curiosità ed interesse. Ma ben presto il padre riconosciuto del futurismo rivelò la miseria del suo armamentario linguistico e soprattutto le sue posizioni politiche reazionarie. Anatoly Lunacharsky, il futuro commissario del popolo per l'istruzione, descrisse Marinetti come mezzo italiano e mezzo francese, nato in Egitto, riunisce nella propria personalità il tipo esotico del levantino, quello del cinico blagueur parigino e quello del commediante napoletano. Era il gennaio del 1914 e sentir parlare di guerra come sole igiene del mondo era intollerabile per i futuristi russi, che si divisero in due fazioni, chi aveva deciso di ignorarlo e chi di accogliere le sue conferenze con le uova marce. Prevalsero i primi ed il nostro rientrò in Italia profondamente deluso. Evidentemente Berlusconi non è stato il primo italiano a fare figuracce all'estero. Con la guerra la mobilitazione politica ovviamente si accentuò. Troviamo la quasi totalità degli artisti a sinistra con una partecipazione massiccia agli eventi rivoluzionari.
Non poche naturalmente le contraddizioni tra il loro ceto d'appartenenza, generalmente borghese, e gli eventi. Mentre il poeta Bloch pattugliava con i bolscevichi la capitale insorta, i contadini in rivolta devastavano la sua villa di campagna ed incendiavano la biblioteca. E va bene così, pare disse il poeta. Ma come si collocarono e quali impulsi seppero trarre dalla rivoluzione le diverse arti? Abbiamo iniziato con la poesia, una grande tradizione in Russia che dura da Pushkin ed a tutt'oggi resta nel paese l'amore per i versi e il suo inesausto impegno civile, un interesse popolare che permane malgrado le devastazioni neoliberali. Ai funerali di Majakovskij parteciparono più di 100.000 persone. Di lui scrisse Pasternak: «E cessato ogni palpito, eri placido, bello, 22enne, come aveva predetto il tuo tetrattico. Tu dormivi stringendo al cuscino la guancia, dormivi a piene gambe, a pieni malleoli, inserendoti ancora una volta di colpo nella schiera delle leggende giovani. Tu ti inseristi in esse con più forza perché da te raggiunte con un balzo. Il tuo sparo fu simile ad un Etna in un pianoro di codardi e di codarde». Majakovskij, Klebnikov, Esenin, Bloch, Pasternak, accomunati da destini spesso tragici e dovuti non solo a una futura repressione politica, ma anche a una tradizione maledetta, a una pulsione al suicidio o all'annichilimento nell'alcol. Sapevano unire una qualità lirica inarrivabile all'estrema libertà nella costruzione strutturale della poesia, alla notazione autobiografica, dentro una visione corale ed epica. Erano un movimento, si riconoscevano l'uno nell'altro. Mai come in questa generazione ed in questo momento storico è valsa la definizione del grande scrittore cileno Roberto Bolano. Il poeta, prima di tutto, cerca lo scontro, fabbrica ordigni verbali. Il suo silenzio ticchetta perché farà saltare in aria l'ordine costituito del discorso del potere. La letteratura narrativa, invece, fu caratterizzata da linguaggi meno sperimentali e, tranne alcune eccezioni di cui parleremo, con Ehrenburg, Platonov ed ovviamente l'universalmente rispettato patriarca Massim Gorky, si inserì nell'eredità del grande realismo dell'Ottocento, che veniva coniugata con la descrizione, sovente ma non sempre geografica, della realtà sovietica. A fianco vi erano degli innovatori, come Babel con la sua Armata a cavallo, un'opera che narra dell'esperienza dell'autore nelle fila del famoso reparto dell'Armata Rossa, guidato da Tukhacevskij, nella tempesta della guerra civile e sul fronte dello scontro più sanguinoso contro le armate bianche. Lo stile di Babel è asciutto, antiretorico, non reticente circa la violenza rivoluzionaria e non nega l'orrore della guerra, malgrado la propria convinzione partigiana e senza tentennamenti. Se vogliamo, si potrebbe fare un raffronto con la grande prosa antiretorica di un Fenoglio del primo Calvino. Quella generazione di rivoluzionari di professione sapeva scrivere. Ha prodotto una memorialistica che non è solo una miniera di informazioni, ma è anche scritta con uno stile rapido ed appassionante e senza bisogno di un ghostwriter. Primo tra tutti, ricordiamo il Victor Serge di Memorie di un rivoluzionario. Un capitolo a parte merita Bulgakov, il più grande narratore russo del Novecento. Anch'egli è partito con il realismo dei primi racconti e Guardia Bianca, per poi approdare ai capolavori sulfurei e geniali di Cuore di Cane e soprattutto di Maestra Margherita, in cui la critica alle ipocrisie della società sovietica del suo tempo si fece esplicita. A noi queste critiche appaiono di sinistra, ed in un qualche modo lo sono, ma nel modo in cui Marx definiva Balzac, critico autorevole e spietato del suo tempo, quindi rivoluzionario, malgrado le proprie intime nostalgie passatiste. Bulgakov è un compagno di strada, che proviene dalla piccola borghesia zarista. Nella pièce teatrale I giorni dei Turbing e nella Guardia Bianca vede gli eventi rivoluzionari dalla parte appunto della piccola borghesia tradizionalista e, seppur senza esprimere idee apertamente controrivoluzionarie, è molto indulgente verso una parte degli ufficiali bianchi.
Malgrado ciò, queste opere andarono in scena e furono pubblicate con grande successo, a dimostrazione di come nei primi anni della rivoluzione vi fosse una grande libertà di espressione, unita probabilmente al bisogno di pacificazione verso quegli strati popolari non trascurabili che avevano avversato all'inizio la rivoluzione, ma che cercavano ormai anch'essi la fine del conflitto. Sulle posizioni politiche di Bulgakov c'è un curioso aneddoto. Negli anni 20 si cercavano firme di sostegno ad una delle varie petizioni di sinistra. A Majakovskij fu chiesto di intercedere presso Bulgakov per ottenere il suo sostegno. «Non stiamo a perdere tempo», rispose il poeta. «Bulgakov non si è ancora rassegnato alla caduta dello zar». Il teatro fu un terreno insieme al cinema in cui la rivoluzione formale seppe esprimere al meglio il rapporto con le masse popolari. L'entusiasmo popolare, compresa la voglia di partecipare direttamente agli spettacoli, era incontenibile. Per la rappresentazione della presa del Palazzo d'Inverno, messa in scena poco tempo dopo gli eventi reali, si presentò un numero di comparse volontarie superiori a quelli degli stessi protagonisti storici. Il tutto in condizioni di penuria inimmaginabili. Il grasso in quei tempi era così prezioso che per il trucco degli attori si usavano i turaccioli affumicati, come i bimbi a carnevale. Ma anche da quello nacque uno stilema molto marcato che caratterizzò poi il trucco degli attori espressionisti, anche quando erano cessate le esigenze alimentari. Mentre in Europa le avanguardie si rivolgevano essenzialmente ad un pubblico intellettuale colto, Meyerkold, Vakhtangov ed altri univano alle consolidate professionalità degli attori russi forme ricavate esplicitamente dalla rivista, dal circo e dalle marionette, proprio per portare il popolo a teatro. Degli attori si esaltavano futuristicamente le doti biomeccaniche, in spettacoli che Meyerkold definiva montaggio delle attrazioni, elaborando in campo teatrale una teoria del montaggio che risulterà poi preziosa anche per il cinema di Eisenstein e di Ziga-Vertov. La scenografia e i mirabolanti costumi erano parte integrante dello spettacolo come mai prima nella storia. Ma i copioni erano quasi sempre solo un canovaccio per le trovate registiche, per cui la loro lettura oggi ci dice poco. Perciò, oltre ai notevoli testi teorici di Meyerkold, ci restano di quel teatro solo alcune sbiadite foto di scena e lo splendido epitafio, tratto da Anatole France, che il grande regista, sparito poi nelle purghe staliniane, lasciò per sé. Mi rimprovereranno per la mia audacia, fino al giorno in cui, avendo compreso tutto, mi rimprovereranno per la mia pavidità. A fianco vi era il Teatro d'Arte di Stanislavski, un teatro in apparenza tradizionale che metteva in scena soprattutto i capolavori di Chekhov ed era considerato passatista dalle avanguardie e aristocratico dal proletkult di cui era la bestia nera. Ma Stanislavski era un genio nell'interpretazione dei testi e nella direzione degli attori. Il suo metodo sbarcherà poi in America per merito di Lee Strasberg e del suo Actor Studio, che formerà molte generazioni di strepitosi attori, tra cui Marlon Brando, Jane Fonda, Al Pacino, Sean Penn, eccetera. Bisogna superare il pregiudizio di identificare per forza avanguardia con barba lunga e militanza politica di sinistra e tradizione con conservatorismo. Pensiamo a un nostro Visconti ed ad un Rossellini, sempre in abiti di buon taglio e amanti del bel vivere, ma capaci di girare il Gattopardo, Germania No Zero e la presa del potere di Luigi XIV. Anche il cinema si sviluppa in Russia in contatto con le più avanzate esperienze mondiali. Naturalmente con riferimento al geniale, benché fascista, Griffith, che fu praticamente l'inventore della narrazione e del montaggio cinematografico moderno, con il suo La nascita di una nazione, ma anche al cinema muto torinese con il grande Pastrone di Cabiria. Particolare attenzione fu dedicata alla tecnica del montaggio, di cui Sergei Eisenstein divenne indiscusso maestro.
Di lui ricordiamo la trilogia Sciopero, la corazzata Potemkin ed Ottobre. Al compagno villaggio perdoniamo volentieri la storica battuta la corazzata Potemkin è una boiata pazzesca, in quanto liberatoria di una retorica degli anni 60-70 che l'aveva trasformata in un feticcio. Ma la corazzata resta un capolavoro artistico assoluto, che riunisce eccezionale qualità fotografica, rapidità di montaggio e potenza narrativa. Ed inventa il cosiddetto montaggio analogico, che in una successione di oggetti riesce ad esprimere bene un concetto. Il famoso leone di pietra, ripreso prima seduto, poi in piedi, infine che ruggisce, cioè il popolo che si ribella. In Alexander Nevsky del 1938, in una vicenda storica che anticipa di 700 anni la futura guerra contro gli invasori nazisti, allo stile visivo magistrale si unisce l'uso di una musica protagonista pari titolo nella narrazione. Molte delle scene sono letteralmente montate sulla partitura di Prokofiev e non viceversa, come era e sarà ad uso abituale. Thank you.
L'ultima opera di Eisenstein è stata Ivan il Terribile, un lavoro sul potere assoluto, i suoi fasti e la sua violenza sanguinaria, in una trasparente metafora dello stalinismo. Il regista, si capisce, ebbe sempre una vita travagliata dalla censura e dal pericolo, comune a tanti altri artisti, di sparire in qualche purga. La sua assicurazione sulla vita e garanzia di poter lavorare era costituita unicamente dall'immenso prestigio di cui godeva in patria e all'estero. Prestigio e garanzia comune ad altri geni. Basti pensare a uno Shostakovich, la cui grande sinfonia Leningrado, composta durante il tragico assedio, venne considerata da tutti gli alleati una sorta di arma strategica, microfilmata, fatta filtrare oltre le linee nemiche e subito eseguita da tutte le orchestre del mondo libero, primo tra tutti da Toscanini, che la voglia dirigere trionfalmente a New York. Era difficile poi fucilare personaggi internazionali di quel livello, anche se comunisti, perché quasi tutti lo erano, critici nei confronti del regime. Comunque, forse, intervenne anche la grande passione del dittatore per il cinema. E non fu il solo grande regista cinematografico. Bisogna ricordare anche Kuleshov e Pudovkin, narratori abilissimi, anche se più tradizionali, e naturalmente Dziga Vertov, grande sperimentatore e documentarista, praticamente l'inventore dei cinegiornali, è famoso soprattutto per una sua opera del 1929, L'uomo con la macchina da presa. Geniale montaggio delle attrazioni alla Meyerkold con animazioni a passo 1, eccetera, eccetera. Per i contemporanei, vedere una cinepresa che si muove da sola sullo schermo, come se fosse animata, sembrava una magia. E ancora oggi, in tempi di digitalizzazione sfrenata, ci può stupire il ritmo e la fantasia di quell'opera. Oggi, purtroppo, in un paesaggio devastato dal liberismo, di quest'arte cinematografica sovietica è rimasto ben poco. Perlomeno in Occidente, dei registi contemporanei conosciamo solo un genio come Sokurov, di cui ricordiamo almeno Moloch, un formidabile film su Hitler e Eva Braun nel Nido delle Aquile, e il recente Faust. Inoltre continua a operare il grande Nikita Mikhalkov, l'autore dei bellissimi Schiava d'amore e I Dodici, rifacimento quest'ultimo del celeberrimo La parola ai giurati, di cui non è certo inferiore. Questi autori, pur così diversi e ciascuno con i suoi compromessi, continuano comunque a seguire la strada del tradizionale impegno politico della loro grande scuola. Di altro in Occidente ci arrivano solo film ipercinetici e iperviolenti, di cui si potrebbe fare volentieri a meno. Alcuni dei film russi più interessanti sono realizzati da autori che russi non sono. Ricordiamo almeno L'educazione siberiana di Salvatores e Child 44 sul mostro di Rostov ed il suo tempo. Ma facciamo un passo indietro. Chiediamoci come fu possibile lo sviluppo e la convivenza tra tante e robuste tendenze artistiche differenti. L'origine di questo successo sta nell'aver affidato l'incarico di commissario del popolo alla cultura ad Anatoly Lunacharsky. Era questo un grande intellettuale che seppe con intelligenza fare opera di mediazione propulsiva tra le diverse tendenze, incluse le più estreme. Compreso il Proletkult, che voleva semplicemente dare fuoco al teatro dell'arte del povero Stanislavski.
Il Prolet Cult era un movimento artistico molto generoso che si proponeva di incoraggiare non solo l'arte per il popolo, ma soprattutto l'arte dal popolo, con il supporto iniziale di intellettuali che giravano per periferie e campagne alla ricerca di scrittori proletari in nuce da far crescere. Era chiaramente un movimento esposto al rischio di puro volontarismo e che avrebbe richiesto molti anni di lavoro per ottenere dei risultati che, appunto, agli inizi non furono incoraggianti e che si estinse poi per stanchezza. Apro qui una piccola parentesi. Non è sempre proficuo cercare e dare una ragione politica ai fisiologici conflitti tra gli artisti. Ed è bene ricordare la raccomandazione di Mao ai suoi compagni durante la lunga marcia. Se in un villaggio vi accolgono con calore, proclamandosi tutti comunisti, prima di farvi prendere troppo dall'entusiasmo, chiedetevi anche se i loro vicini, con cui magari hanno problemi di confini, non siano per caso seguaci dei nazionalisti. Chiusa parentesi. Questo sviluppo, tutto sommato pluralista e relativamente al riparo dalla censura, certo allora più libero che nel resto del mondo, volse il termine alla fine degli anni venti, con un potere sempre più accentrato nelle mani di Stalin, che considerava la cultura un semplice strumento di governo. Il potere forzava le arti verso un realismo naturalista, semplice e agiografico, strumento di propaganda, a cui aderivano non pochi scrittori, anche in perfetta buona fede. Si arrivò così al tentativo ad opera di Maxim Gorky di sistematizzare questa tendenza con il congresso degli scrittori e degli artisti sovietici a Mosca nel 1934, a cui seguì il congresso internazionale degli scrittori per la difesa della cultura a Parigi nel 1935, nel quale però il tema principale divenne non il dibattito formale, quanto la lotta comune contro il nazifascismo, in linea con la costituzione dei fronti popolari. Va ricordato l'enorme sostegno che gli artisti di tutte le tendenze dettero, in ogni parte del mondo, alla rivoluzione sovietica, come mai c'era stato prima per qualche nobile causa politica, e come dopo si vedrà solo, ma sarà una pallida eco, nella contestazione alla guerra in Vietnam. Il congresso dei vincitori del 1934 segnò la vittoria definitiva di Stalin su ogni opposizione interna. Malgrado ciò, dei 1966 delegati presenti, ben 1108 furono in seguito arrestati e condannati a morte. Insieme a suicidi, gulag e semplici sparizioni, Stalin, pur senza dover più temere un'opposizione interna, decise di eliminare fisicamente i quadri politici più sperimentati e sostituirli con uomini nuovi, venuti dal nulla e sicuramente fedeli. Nel biennio che precedette la guerra, fece la stessa operazione con i gradi superiori dell'esercito e questa fu una delle cause delle tremende sconfitte subite all'inizio del conflitto. La vittima più illustre fu il maresciallo Tukhacevskij. Insieme a lui vennero fucilati 3 marescialli su 5, 14 generali di corpo d'armata su 67, 136 generali di divisione su 199, 221 generali di brigata su 397, tutti gli 8 ammiragli, tutti gli 11 commissari politici d'armata, 35.000 ufficiali superiori e subalterni. Pensare che la presa del Palazzo d'Inverno era costata meno di 10 vittime. Anche in campo artistico questa involuzione politica rappresentò la pietra tombale, spesso non solo metaforica, sulle esperienze dell'avanguardia, accusata di formalismo. Majakovskij diceva, non basta che tu ami la rivoluzione bolscevica, occorre che anche lei ami te. Ma, tutto sommato, pochi in quegli anni tentarono la strada dell'immigrazione, non solo per le ovvie difficoltà pratiche, ma anche per una assidua fedeltà e speranza nella rivoluzione o almeno al proprio paese. Anche se ormai da molti anni non vi era più un'opposizione minimamente organizzata in URSS, le purghe continuavano implacabili a macinare condannati in una situazione di terrore generalizzato. Caso esemplare, quello di Bulgakov, che, logorato dall'attesa di un possibile arresto, decise il tutto per tutto, di telefonare direttamente a Stalin e chiedergli di decidere subito che sorte dovesse toccargli. Al che il dittatore rispose più o meno così.
Caro Mikhail Afanasievich, di che cosa si preoccupa? Noi ammiriamo molto il suo lavoro, anzi, si è appena liberato il posto da direttore del teatro di Mosca. Se lo desidera, da domattina è suo. Il tiranno dà, il tiranno toglie, per motivi imperscrutabili, in una logica kafkiana. Vi era poi una categoria che meglio si difendeva dal terrore. In Russia vige un'antica tradizione per cui i folli ed i buffoni erano considerati intoccabili. Ed il potere considera comunque quest'ultimi una valvola di sfogo per tensioni sociali che si rischierebbero esplosive. Pare che lo stesso Mussolini mettesse in giro delle barzellette che l'avevano come oggetto. Motivo per cui il più grande e spregiudicato umorista satirico dell'URSS, cioè Zoschenko, si salva e riesce a morire nel suo letto molti anni dopo, malgrado sia l'autore della barzelletta più feroce mai prodotta dall'opposizione di sinistra in Russia. Nel cuore della notte, una pattuglia della polizia politica percuote con i calci dei fucili la porta di un condominio. «Aprite, aprite! Siamo la GPU e siamo venuti a prendere dei sovversivi!» Si apre timidamente la porta ed esce un ometto. «Vi siete sbagliati! Noi siamo dei borghesi! I comunisti sono al piano di sopra!» Fine. Thank you.